del Biancaneve? Che c'entra? Di che stanno sono questa? E poi perché la maschera? A che serve? Non serve. E soprattutto se di Mario non posso mettere i chiari e quindi non leggo niente. Allora, vabbè, ok. Perché la maschera? Beh, la maschera perché non abbiamo più la faccia. E perché non ci abbiamo più la faccia? Forse perché sono 2000 anni che siamo sotto occupazione? 20 secoli. E siccome questi secoli siamo sempre stati dominati da un aggressore straniero, era difficile avere una faccia. Si rischiava. Nessuno ci poteva mettere la faccia su quello che facevo o diceva, perché ne avrebbe patito le conseguenze. Difatti, un nostro intellettuale molto, molto celebrato, Leo Longanesi, diceva che sulla bandiera italiana c'è scritto «Tengo famiglia». Le rivoluzioni si fanno, sì, ma col permesso del maresciallo dei carabinieri. Ecco perché non ce l'abbiamo la faccia, perché siamo un paese che non ha mai fatto una rivoluzione. Siamo un paese che ha avuto una controriforma senza avere la riforma. Ha inventato la Santa Inquisizione. La Santa Inquisizione è una cosa terrificante, una specie di spettro che stava in tutta Europa, in Francia, in Germania, in Portogallo, in Danimarca, in Belgio. C'era una rete di informatori. Voi dite, ma come, nel 500? Ma voi non avete idea. E soprattutto avevano una lingua in comune, che era il latino. L'inquisizione era tremenda, tremenda. Per cui noi che problema ci abbiamo oggi? Noi non abbiamo più quel problema. Perché in quel momento nessuno poteva pensare liberamente. Noi invece oggi siamo liberi. Viviamo in un sistema democratico. Elezioni. Possiamo votare. Possiamo informarci da soli su qualunque cosa. Non abbiamo il terrorismo, non abbiamo guerre, non abbiamo padroni. Dice la NATO, ma no, dai, siamo avviati. Gli Stati Uniti, no, figuriamoci, sono i nostri benefattori, ci hanno liberato dai nazisti, dal fascismo. Qualche soldino l'hanno speso per liberarci, per cui noi qualcosa gliela dobbiamo. L'Unione Europea? E che ci comanda noi l'Unione Europea? Mai! Siamo liberi, siamo una grande famiglia, ma allora perché abbiamo paura di dire quello che pensiamo? Come mai? Per timore delle ritorsioni? No. Per amore del credo vivere? Beh, per qualche motivo noi non diciamo quello che pensiamo. Questo è il problema. E allora uno si chiede, ma quando è cominciato tutto questo? Eravamo i padroni del mondo, diceva Aldo Cazzullo. I padroni del mondo, da che momento in poi è successo questo? Dice, perché siamo stati 20 secoli sotto un occupante. Sì, è vero, ma perché? E soprattutto, quando è cominciata questa inversione di tendenza? Ecco, io la prendo un po' alla larga, ma è solo apparentemente alla larga, perché vi parlo di un ragazzo che non era italiano, ma che deve la sua vita e deve anche la sua fortuna e deve all'Italia molto di più di quanto tutti quelli che sono presenti qui dentro probabilmente sanno. Il ragazzo non era italiano, si chiamava Miguel de Cervantes. E Miguel era uno che la faccia ce l'aveva. La metteva su ogni cosa che faceva. Era povero, famiglia numerosa, padre semianalfabeta. E lui però voleva scrivere. E non si sa perché volesse scrivere, perché non c'è motivo, perché non fece studi regolari, fece, diciamo, alle scuole quello che poteva. Voleva scrivere. E siccome voleva scrivere, come tutti i giovani che vogliono scrivere, di che cosa vogliono scrivere? Saggi? Cosa vogliono scrivere? Vogliono scrivere di eroi. Vogliono rappresentare gli eroi, nelle loro poesie, nei loro romanzi cavallereschi vogliono dipingere gli eroi. E così tutti in quel momento, quelli che volevano scrivere, cercavano di dedicarsi a questa narrativa in cui si narrava di chi
lottava per sconfiggere i sopraffattori, i padroni. E lui, che era pieno di coraggio, perché metteva la sua faccia in quello che faceva, cominciò a scrivere. Ora va detto che siccome gli spagnoli non c'è una grande tradizione letteraria come ce l'abbiamo noi in Italia, che non ci abbiamo avuto, diciamo, grandi poeti, loro non ci hanno avuto nessuno, all'inizio non erano manco tanto sicuri quando leggevano, i primi che leggevano, che quello che leggevano fosse fiction. Non capivano bene la differenza e spesso si infiammavano e quando leggevano i cavalieri che combattevano uscivano con la spada pronti per combattere. Potenza del racconto. Ma quanto può essere potente un racconto? Una favola come Biancaneve quanto può essere potente? Voi dite per i ragazzini perché li terrorizza, giusto? Invece vedrete che noi ci accorgeremo piano piano che le favole non terrorizzano solo i ragazzini, terrorizzano chiunque di noi. Ci mettono paura e poi ci spingono a fare delle cose che non vorremmo fare. Solo che alcune favole sono, come dire, nascoste. Non ci accorgiamo di quando qualcuno ce le racconta. Le scambiamo per verità, come appunto i nobili spagnoli. Però tutto questo per dire che il racconto è potente, ci può condizionare. Condizionare. Ma Miguel de Cervantes, 19enne spagnolo, che arde da Miguel a scrivere, che ogni pezzetto di carta che trova per terra lo prende, perché in quel momento la carta era costosissima, scrive un poemetto sulla morte della regina di Spagna e vuole farlo avere al re e va nel palazzo reale perché vuole fare avere questo poemetto al re ed è uno senza nessuna cultura, è anche vestito in maniera trasandata un po', e nel momento in cui cerca di andare direttamente dal re per dargli questo poemetto un hidalgo gli si para davanti e questo hidalgo lo scambia per un pezzente e lui dice: voglio soltanto fare avere un mio poemetto per la morte della nostra regina. Ma l'hidalgo non ci crede, sfoda la spada, Miguel è disarmato, ma siccome non ci sta a farsi infilzare, nella rissa gli toglie la spada e riesce, ahimè, a ferirlo. Dico ahimè perché in quel momento a Palazzo Reale in Spagna qualunque atto di violenza veniva condannato con il taglio della mano destra. Miguel viene processato, condannato, scappa. Perché lui la mano destra ci serve per scrivere, scappa e dove scappa? C'era in quel momento a Valladolid dove stava una specie di giovane cardinale che gli aveva messo gli occhi addosso, un cardinale di 24 anni, si chiamava Giulio Acquaviva, abitava qua vicino, in piazza Triana 5. Miguel capisce che può fuggire soltanto grazie a lui, per cui si accoda alla corte diplomatica di questo cardinale e viene a Roma. E a Roma scopre l'oro, perché la biblioteca del cardinale Giulio Acquaviva era più grande di quella del Vaticano e Michele entra dentro questa biblioteca e scopre Boccaccio, Ariosto, Dante, scopre l'oro. Per lui era l'oro. Ricordiamoci sempre che gli spagnoli non hanno avuto precedenti, noi a Roma ci eravamo abituati, ma per loro... Ora, qualcuno di voi ricorda, tanto per fare un esempio che potrebbe calzare, ora, qualcuno di voi ricorda il primo orgasmo? Direi di sì. Allora, perché lo ricordate? Vi dico io perché lo ricordate. Perché nel primo orgasmo che cosa è successo? Diciamo a 12, 13, 14, 15 anni, nel momento in cui avete il primo orgasmo, cosa succede? Succede che voi, non avendo precedenti, stando lì a smanettare, a un certo punto dici: cazzo, ma esiste la felicità? Giusto? Perché gridate così? O avete gridato così? Primo, secondo, ma insomma, in quella zona. Perché non c'erano precedenti. Non è... Voi non avete gridato quando avete cominciato a camminare, perché l'avete fatto 2 anni. Noi non abbiamo gridato quando abbiamo scoperto che Roma era piena di bellezza, perché ce l'abbiamo sempre avuta lì. Ma per lo spagnolo che arriva e scopre il Rinascimento italiano, il latino, scopre i poeti, scopre Menandro, scopre Catullo, Seneca, Miguel de Cervantes, 20enne, impazzisce, come se avesse avuto un orgasmo. E diventa, e poi lui dice: ma perché questi ci hanno avuto tutto e noi spagnoli niente? E allora che cosa fa Miguel? Dice: ho trovato la felicità. Ma dura poco, perché in quel momento
gli assalti del cardinale Acquaviva si fanno sempre più. Cardinale era un ragazzotto piuttosto, non era un signore anziano, a quel tempo si diventava cardinale per altri motivi. Quindi Miguel scopre che non ce la farà a sottrarsi a questi assalti e decide di fuggire, ma il cardinale non la prende bene, lo denuncia la polizia spagnola. E nel momento in cui lui sa che è uno spagnolo e sa che non si può nascondere in Italia, l'unico posto in cui si può nascondere è fra altri spagnoli, spacciandosi con un nome falso perché è un ricercato dalla polizia spagnola condannato al taglio della mano destra. E quindi arriva a Napoli, dove sta un po', riesce a fare anche un film del GT, già che c'era, e era un giovane ardente, mi viene osservato. E a Napoli si imbarca in una nave da guerra spagnola sotto falso nome, perché sa che fra spagnoli non tanto gli chiedi i documenti a uno che vuole andare a combattere. E si imbarca in quella che poi andrà, ahimè, nel futuro ad essere identificata come la battaglia di Lepanto. 200.000 fra marinai e soldati, 500 navi su ambo le parti, dura solo un giorno. Ma fa un disastro. La Santa Alleanza spagnola vince contro i turchi, gli efferati turchi, i biechi arabi. Ma Michele, il coraggio di Michele dura pochissimo. Lui sta lì per combattere, non può non combattere, anche perché si sta nascondendo dalla giustizia. Esce fuori in coperta per combattere e dopo un minuto e mezzo, parole sue, l'ha detto anche in una commedia, perché lui ha scritto un sacco di commedie sul suo, come dire, percorso in Italia. Siamo pieni di riflessioni di Cervantes sulla sua via di Italia. E in quel momento un colpo di archibugio gli spappola la mano sinistra. A quel punto lui dice: vabbè, salvatemi la vita. Viene ricoverato all'ospedale di Messina. L'ospedale di Messina in quel momento era il più grande ospedale del mondo. Era un ospedale costruito dagli spagnoli. Messina era una specie di New York, un grande porto del Mediterraneo, più di Venezia. In quel momento a Messina, Miguel dice: speriamo che mi salvino la vita. E in qualche modo i chirurghi messinesi riescono a salvargliela. Ma gli devono tagliare la mano. Gli tagliano la mano sinistra, che era quella spappolata. E a quel punto Miguel dice: vabbè, adesso scrivo al mio paese, dirò: ho dato una mano per il mio paese. Fatemi tornare in Spagna. E in quel momento incontra un ragazzetto strano, un tipetto stranissimo, che è il protagonista del libro di cui si parla stasera. Dice: ammazza, hai preso la larga, meno di quello che pensate. Questo ragazzetto si chiama John Florio, ha 18 anni, è figlio di un padre italiano, di una madre inglese, è una storia tutta strana, ma è un altro che anche lui vuole scrivere. Vuole scrivere, vuole scrivere, ma al contrario di Miguel non ci vuole mettere la faccia. Troppo pericoloso nella penisola italica con la prepotenza dell'Inquisizione. Vuole trasferirsi in un paese dove ci sia libertà e lui sa che questo paese esiste, il paese dove è nato, che si chiama Inghilterra, non era Gran Bretagna ancora, perché dice: io tengo famiglia, non la teneva ancora, ma la mentalità era quella. Michele lo insulta, dice: ma come tu, perché sei un poeta, ma perché non hai il coraggio di dire, di mettere la faccia su quello che fai? Pensa a quello che diceva Ovidio. Dice, che diceva Ovidio? Ovidio diceva: la codardia genera mostri. E lui gli risponde: ma io preferisco pensare a quello che diceva Orazio, il suo collega, che diceva: chi si mantiene defilato e vive a lungo può con più forza far sentire la sua voce poetica per tanti anni di più, perché non rischia. Tant'è vero, guarda che fine ha fatto Ovidio. Perché che fine ha fatto Ovidio? Beh, i romani, appena hanno visto che lui ci metteva la faccia, lo hanno preso, portato in Romania e per 12 anni lui ha marcito sul Mar Nero senza scrivere più un verso. Invece Orazio è vissuto blandito dai ricchi, era sì un po' tenue, però chi se ne frega, insomma. A quel punto Michele dice: senti tu, italiano di merda, fai come cazzo fare, io ci metto la faccia e ho anche scritto al mio paese, e adesso che ho dato una mano al mio paese mi faranno tornare finalmente in Spagna. Infatti gli arriva la missiva dell'alcalde di Valladolid, che gli dice: noi vogliamo la destra. E a quel punto Michele è costretto a fuggire, mentre John, schernito, ride e deve fuggire, e fuggirà
per tutto il Mediterraneo, nascondendosi sempre su navi da guerra spagnole, sotto falso nome, non si sa come, anche se da Monco, lo chiameranno il Manco d'Alepa, per questo motivo, perché riuscirà a ricaricare l'archibugio con una mano sola, nessuno ha mai capito come faceva. Ma tutto questo non poteva andare a finire tanto, perché pur essendosi uno che voleva nascondersi, giuro, Michele, c'era qualche cosa che metteva la firma al posto suo, il suo coraggio. Era talmente coraggioso che le sue azioni erano talmente in qualche modo incredibili che alla fine lo stesso comandante della flotta, Don Juan d'Austria, fratello del re di Spagna, dice: ammazza, ma chi è questo? E gli fa delle referenze, delle lettere di menzione d'onore che gli consentiranno di andare in Spagna e avere il perdono giudiziario per motivi di gloria. E Michele è tutto felice di fare questo. E si imbarca sulla goletta, che finalmente lo riporta in Spagna. È stato 3 anni nel Mediterraneo, ha combattuto dappertutto, nel frattempo ha sparso anche qualche figlio qui e là, conosce molto bene l'Italia, perché poi le basi Trapani, Milazzo, Messina erano abbastanza tutte occupate dagli spagnoli. E torna in Spagna, e quando a 100 metri dalla Costa Brava una nave di pirati arabi lo prendono, lui ed altri. Bisogna dire che in questo momento c'è qualcosa che va detto, e cioè in questo momento stiamo fra il 1570 e il 1650. Per gli arabi il più grande business, diciamo, possibile era quello di rapire dei cristiani. Ne hanno rapiti decine e decine e decine di migliaia, anche in Italia, 17.000 soltanto nel sud dell'Italia. 17.000 li rapivano per poi chiedere il riscatto alle famiglie, e le famiglie che potevano pagare pagavano e avevano, diciamo, la possibilità di rivedere i loro cari. Invece quelle che non potevano pagare, basta, e il tizio rapito rimaneva lì come schiavo degli arabi a vita. Ok, Miguel gli trovano queste lettere nella vasca del corsetto, dice: ammazza, questo è un pezzo grosso, questo conosce il fratello del re di Spagna, per cui con lui ci faremo tanti soldi. E lo portano ad Algeri. Ad Algeri in quel momento c'erano 25.000 cristiani solo fra gli italiani deportati. Chiaro. E gli arabi non erano tanto carini nei confronti degli schiavi, nel senso che a parte che li facevano vivere in alcuni seminterrati dove c'era un'unica grande latrina al centro circolare, e soprattutto per chi provava a scappare c'era un problema, che all'inizio c'erano molte frustate, secondo tentativo lo impalavano, ma non è che lo impalavano, diciamo, alla Conte Dracula, perché in quel caso il paletto andava a scoppiare il cuore subito, per cui non c'era sofferenza, e quindi si inventarono di appenderli per un gancio di quelli dei guardi di bue, esatto, quei ganci lì alla scapola destra, in modo che uno il cuore non veniva spaccato, e quindi l'agonia durava 6, 7, 8, 10, 12 ore. Questo per dare l'esempio a chi scappava che non doveva scappare. E Miguel capì che doveva arrendersi all'idea di essere schiavo. E magari ripensò a quello che aveva detto il suo collega John, che nel frattempo era arrivato in Inghilterra, dove la situazione era totalmente diversa. Che cosa c'era a Londra di diverso? Beh, a Londra la cosa era assolutamente diversa, perché a Londra non c'era l'Inquisizione. Era l'unico paese d'Europa dove non c'era l'Inquisizione. E siccome non c'era l'Inquisizione, per esempio, c'era una cosa che non c'era in nessun altro paese d'Europa, cioè si poteva andare al teatro pagando un biglietto. Voi dite: ma perché? In Italia no, in Italia no, in Francia no, in Danimarca no, in Belgio no, in Portogallo no. Non si poteva. Il teatro si faceva nelle corti, si faceva nelle case patrizie. Teatro a pagamento, quello con lo sbigliettamento, c'era solo a Londra. E non solo era possibile per il vulgo. Anzi, era possibile solo per il vulgo, perché i nobili e le borghesie non erano tanto contenti di farsi vedere in un teatro, perché era assimilato a qualcosa di lievemente al di sopra della prostituzione.
a teatro non c'erano grandi autori, perché anche gli inglesi non è che c'erano avuto tutta questa grande tradizione letteraria alle spalle, per cui c'erano queste farse piene, diciamo, di flatulenze che facevano tanto sganasciare dal ridere, ma erano un'impresa che generava profitti, che generava soldi, e generando soldi, come tutti quelli che fanno questo lavoro sanno, migliorava se stessa darwinianamente, perché si perfezionavano le cose che funzionavano col pubblico, gli autori che non funzionavano col pubblico venivano scartati, e questo diede vita a un circolo virtuoso. John è lì, vuole scrivere di teatro, e sa che è una specie di sogno assurdo, perché comunque è un mondo chiuso, ci sono 25 teatri a Londra che operano, ma è un mondo talmente chiuso che lui sa che, siccome è un immigrato terrone, non ci può entrare, non è manco inglese. Dice sì, era andato lì, ma insomma, c'ha pure, non c'ha manco l'accento sporco. Però lui sa che vuole farlo, sa che il teatro può farci dei soldi, e lui non c'ha nessun problema a pensare che un poeta ha il diritto di diventare ricco, se è bravo, in quel momento. Perché? Perché da qualche cosa che la gente viene. Sa che però è un sogno, fino al momento in cui incontra, facendo il traduttore, facendo, perché era bilingue, comincia a fare l'interprete di un professore di filosofia a Oxford. Questo professore di filosofia a Oxford si chiamava Giordano Bruno, aveva 32 anni, napoletano, parlava solo latino. Lui si è sempre rifiutato di imparare l'inglese perché lo riteneva una lingua barbarica, priva di potenziale poetico. E incontra questo ragazzo e scopre che questo ragazzo è una cima, è un ragazzo che oltre ad avere un sogno ha anche la cultura per poterlo, come si dice, cambiare il teatro inglese. Ma perché? Chi era veramente John? Florio, da dove nasce? Nasce in Inghilterra. Suo padre Michelangelo era un grande riformatore protestante, un grandissimo colto letterato rinascimentale, amico personale di Matteo Bandello, di Cinzio Giraldi, di Pietro Aretino. Li frequentava tutti, erano amici. E questo bimbo, che era nato, diciamo, da un ciuscio di questo pratacchione in Inghilterra, era stato poi costretto nella fuga di suo padre, perché suo padre, poi poveretto, era stato carcerato dall'Inquisizione a Roma ed era stato condannato a morte dall'Inquisizione. Quindi è sempre fuggito. John per 20 anni è stato sempre in fuga in tutta Europa, e dovunque andava imparava la lingua nel posto dove stava. Ed è per questo che a 20 anni vuole tornare in Inghilterra, perché diceva: io appartengo a quel paese là, e lì c'è la libertà, ma io sono fuggito per 20 anni, non voglio più fuggire. Però è arrivato a Londra con un corredo pazzesco. Le trame delle novelle rinascimentali italiane, che lui conosceva benissimo, non solo perché le aveva studiate, ma perché gli autori erano amici del papà. Il padre gli aveva trasmesso una cultura immensa, di greco, di latino, di Bibbia. E lui dice: sono pronto a fare questo. E Giordano Bruno gli dice: sì che sei pronto, ma come farai con questa lingua barbarica a fare teatro? E dice: vabbè, mi inventerò qualcosa, ci metterò dei neologismi. Bene, Bruno gli insegna tutto quello che sa di teatro. E sa che però non avrà una vita facile, John, perché i drammaturghi inglesi sono molto ostili con chi arriva lì e pretende di guadagnare soldi in un campo che loro ritengono che gli spetti. Per di più non è manco inglese. Quindi John sa che, essendo un cuor di leone, sfidare questi tizi che hanno anche la spada facile non è tanto proprio carino. C'è un problema, come faccio? Voglio scrivere, ma non c'è nessuno che può farmi scrivere. Il suo protetto, sempre, perché John nel frattempo era talmente culto che addirittura alcuni nobili gli chiedevano di poter essere il suo precettore. Che un giovane nobile, un mecenate, che si chiamava il conte di Southampton, disse: tu puoi scrivere il teatro, ma io ce l'ho la soluzione. Io ho un mio ragazzo che mi sto coltivando, che vuole fare teatro, sì, è un po', non è tanto letterato, anzi, diciamo, tiene a fatica in mano la penna. Però se tu vuoi scrivere, lui sarebbe disposto, per farti una cortesia, a firmarti al tuo posto. E magari anche a imprendere, perché c'ha un suo talentaccio per l'impresa. Dice: come si chiama? Si chiama William Shakespeare. Oh, che brutto cognome. Vabbè, io lo cambio il cognome. Beh, funzionerebbe meglio Shakespeare, sarebbe più musicale. Ecco, va benissimo. Va bene, John è felice come una Pasqua.
all'accordo della sua vita e soprattutto non rischia, perché non ci mette la faccia. Ce la mette l'altro, che è pure inglese. Dice, ma non è tanto una cima, non importa, è uno che ha un certo talento nel far venire la gente a teatro. Perché è un grande imprenditore. John è convinto di aver trovato la gallina dal uovo d'oro. Scrive i suoi drammi, sono drammi colti, non sono più quelle farsacce oscene a cui gli inglesi erano abituati. E questo ha un successo strepitoso. Perché si scopre che il popolo, il cosiddetto vulgo, quelli che dice si tengono giù, apprezza la poesia alta, apprezza la complessità delle trame dei novellieri rinascimentali, lo apprezza. Quindi John, convinto di questo, ha addirittura un'idea che gli balena nella capoccia e che non lo abbandona, quella di riuscire a portare la borghesia a teatro. La borghesia che fino a quel momento si era tenuta molto distante da... come perché era sconveniente socialmente. John nel frattempo viene accolto fra delle famiglie lievemente più patrizie, gli fa da precettore, è un ragazzo bel figaccione, riccio, occhi azzurri, capelli nerissimi, latino, le dame se lo contendono, lui si concede perché comunque sa che vuole scalare la scala sociale, perché quello è l'unico modo con cui un giorno potrà firmare i suoi tratti. Si sposa con una ragazza della buona borghesia. Nel suo cuore John si sente inglese e i trionfi degli spettacoli firmati da figli al Shakespeare, ma scritti da lui, gli danno sempre più forza a questa sua idea, quella di portare la borghesia a teatro. E John ne parla con la giovane moglie Rose. Sta accadendo qualcosa di bello, Rosa. A che ti riferisci? A Christopher Marlowe. Ancora? Ma non ne posso più di sentir parlare di quel sodomita. Ma che ti importa con chi va a letto? Marlowe è uno che sente il pubblico. È riuscito a far accorrere fiumi di persone per vedere il suo Faustus. E allora? Anche tu e Will state facendo tanti soldi con i tuoi drammi storici, no? Non ancora. Non abbiamo tutto il pubblico possibile. È venuto solo il popolo. Perché? E quale altro pubblico esiste? Gli aristocratici. Vorrei che venissero anche loro a teatro. Gli aristocratici a teatro. Sei pazzo? Chissà quanti tra loro vorrebbero venirci. E questo significherebbe non solo guadagnare di più, ma anche elevarmi socialmente. E come pensi di attrarre gli aristocratici a teatro? Cacci il mondo? No, no, possono guardare lo stesso spettacolo tutti insieme. Nobili e mondo nello stesso teatro. Sei ubriaco. Se li teniamo in settori separati, perché no? Perché amano cose diverse. Storie. Marlowe ha dimostrato che non è così. Nessuno avrebbe mai creduto che il volgo potesse appassionarsi alla filosofia occulta. E invece è accaduto con il suo Faustus. Io sento che posso avere ancora più successo usando le trame delle novelle italiane. Pagheranno per venire a vederle insieme al volgo. Basterà mettere una trama per il volgo e una per la borghesia e magari un'altra per gli spiriti corti. Quindi dovremo fare in modo che i nuovi drammi di Will vincano
questa sfida con il pubblico. E stavolta dovremo vincere, grazie alla poesia degli italiani, e non ai barbari e degli inglesi. Ma qui c'è... John ha presidiato questo caso. Ha presidiato per portare a questo nuovo pubblico a teatro e si inventa Brevetta, questa storia delle tre trame in contemporanea, consta che con le novelle italiane a fare da collante qualunque tragedia o farsa diventa immensamente popolare. E il moltiplicatore va per 9, non per 3, perché è vero che lui fa la trama per i servi, la trama per la borghesia e quella per gli spiriti culti, ma si accorge ben presto che ognuno dei pubblici tradisce anche le trame che non erano destinate a lui. Il popolo apprezza la trama dei borghesi e degli spiriti culti, gli spiriti culti apprezzano le sottotrame delle farse degli inglesi e la borghesia le apprezza tutte e tre. Quindi questo, come si dice, motivo, è un modo per apprezzare e per far scoprire agli inglesi la grande ricchezza degli italiani. In quel momento tutto quello che era italiano era molto cool a Londra, era molto figo. I nobili studiavano l'italiano, firmavano contratti in italiano, addirittura usavano l'italiano, impazzivano per le parolacce. Impazzivano per le parolacce perché loro ce n'erano soltanto una, ce n'erano ancora solo una. Noi ce l'avamo migliaia, ce l'avamo aretino. E naturalmente John capisce che questo è ricchezza e diventa, come dire, popolarissimo quando traduce per gli inglesi i suoi sonetti lussuriosi, che gli inglesi già conoscevano perché Tiziano ci aveva fatto dei dipinti e che avevano titoli come i seguenti, i sonetti. Sfottiamoci, anima mia, sfottiamoci presto. Mettimi un dito in culo, caro vecchione. Questo cazzo voglio, non un tesoro. Purché promor un sì solenne cazzo. Tu hai tanto in la bocca, il culo mi vedi. Apri le cosce a ciò che io veda bene. Ove lo metterete voi? Dite, di grazia. Questo è pure un bel cazzo lungo e grosso. Io lo voglio cool, tu mi perdonerai. E sarà pur una coglioneria. Dammi la lingua, punta piedi al muro. In punto poppa e poppa anche la poppa. Dunque, ser franco, il papa lì davvero? Questo è un cazzo papale se tu lo vuoi. Sta su, non mi far male, come me, sto su, su. Come me la botta, crudel che fai? Questi nostri sonetti fatti a cazzo. E questi sono solo i titoli. Pensate al successo che gli poteva dare. Invece così brutto, così virginali, così ritenuti, esplodono, non vedevano l'ora di potersi sfogare. Naturalmente c'è qualcuno che si infuria contro questo libertinaggio degli italiani, ma deve capitolare, perché ciò che decreta il successo di questi racconti messi in forma di dramma è la complessità delle trame. La complessità che naturalmente anche i novellieri italiani, Bandello, Giraldi, da Porto, Aretino, non è che se l'erano inventati loro, l'avevano ereditati da Plauto, l'avevano nelle trame, come diceva Aristotele, sono queste. Ricicleranno sempre le stesse. Gli italiani le hanno perfezionate e gli inglesi le hanno apprezzate perché, come gli spagnoli, non avevano nessuna tradizione. E si accorgono gli imprenditori che quando il racconto è bello, fa delle vittime dalla favola che la gente non sa di volere e che lo fa godere.
ed è una scoperta, loro non ce l'avevano prima. Ora, Will Shakespeare firma tutto questo, ma nell'ambiente tutti sanno che non è lui, che non può essere lui, anche perché sanno che è una specie di semi-letterato, con un suo talento nel costruire teatri e nell'imprendere, ma non sa tenere la penna in mano. Ma chi sarà lo scrittore fantasma che c'è dietro di lui? Qualcuno ha dei sospetti su John, perché c'è troppa Italia dei drammi firmati da Shakespeare. Alla fine ne ha fatti 21, tutti ambientati in Italia. Qualcuno sospetta di John, ma nessuno può aggredirlo, perché John è protetto dal conte di Southampton, che è il più grande mecenate inglese e che è quello che ha la storia con Will, per cui non si può andare a disturbare il manovratore. Quindi John è fortunato, è in un paese libero, può scrivere quello che vuole, guadagna soldi, non ci mette la faccia, è veramente molto fortunato John. A 2000 miglia di distanza c'è qualcuno che non lo è. Michele Adalgeri è ancora uno schiavo. 5 anni di schiavitù. Ha provato 4 volte a fuggire, ma è sempre stato ripreso. Le punizioni per chi provava a fuggire sono quelle di cui parlavamo prima. Ma stranamente Michele non viene impalato e non capisce perché. Poi lo capisce. Perché il feroce Bey di Algeri, sarebbe il governatore, che era il ferocissimo generale Hassan Pasha, l'uomo che alla battaglia di Lepanto aveva sterminato i cristiani, l'uomo che aveva razziato più cristiani in tutto il Mediterraneo, ha una cotta per lui. E anche se è monco, anche se è torturato, se è frustato per tutte le sue... gli propone di diventare il suo concubino e Michele scrive nelle sue memorie: all'inizio dovevano tenermi in 3, poi capii che se non me lo fossi fatto piacere non sarei sopravvissuto, per cui cercai di farmelo piacere e, come dirà poi, scoprì una parte di me che non avevo dato per scontata. E poi mi accorsi che a San Pascià non voleva soltanto scopare con me, lui voleva parlare con me perché sarà innamorato, e parlavamo in italiano. Ma non perché io non conoscessi l'arabo, queste sono sempre parole di Michele, perché io lo conoscevo l'arabo, ma perché lui conosceva bene gli italiani, e lo conosceva bene perché lui non era un arabo. Si chiamava Andrea Celeste, era di Venezia, era stato rapito a 14 anni, rapito, sodomizzato, torturato, seviziato dagli arabi, fino a quando aveva capito anche lui a 15 anni che o diventava peggio di loro o non sarebbe sopravvissuto, e scelse la prima. E siccome questa storia diventò una storia d'amore, alla fine Michele riuscì a farsi liberare senza dover pagare il riscatto. E torna in Spagna, dove pensa che finalmente sarà libero. Sono passati 10 anni da quando l'ha abbandonata. Vuole scrivere, non ha mollato il suo desiderio di scrivere. Ma il sospetto di essere un rinnegato ce l'ha attaccata addosso come la carta moschicina, perché in quel momento chiunque si liberasse dall'Islam senza riscatto doveva aver tradito la religione cristiana ed essere diventato musulmano. Non si pensava che gli arabi potessero lasciare liberi, e non lo pensano di lui, per cui tutti i suoi colleghi lo evitano. Chiunque dice quello è io, nessuno, renega, renega. Lui non gli importa niente, ci prova, vuole scrivere, prova a mettere in scena le sue memorie, nessuno se lo fila. Prova a scrivere un poemetto a sue spese, non piace a nessuno. Questo ostracismo lo convince che è il momento forse di cercare un po' di affetto, prova, si innamora di una ragazza che purtroppo era sposata, non gliel'aveva detto, e ha una figlia con lei, però il marito non gradisce e assolda 2 sicari per ucciderlo. Ma questi 2 sicari non ce la fanno contro Michele, che era uno che era sopravvissuto agli arabi con una mano sola. E quindi riesce a sventare il marito fedifrago, incavolato per questa cosa qui, fa uccidere sua moglie e fa in modo che la colpa ricada su Michele, che viene incarcerato e che con i suoi precedenti di sospetto renegato riesce con molta difficoltà a scappare e si ritrova con una figlia piccola, la piccola Isabel, amatissima,
Deve fuggire, fuggire, fuggire. Troverà un'altra ragazza al centro della Spagna, che è una donna abbiente, cercherà di sposarla e ci riuscirà perché sa che sua figlia ha bisogno di una madre. E però poi si accorgerà che questa ragazza non era abbiente, era piena di debiti, per cui dovrà fare una serie di lavori per mantenere la sua nuova famiglia. Fra cui un lavoro che oggi può sembrare tutto sommato di lusso, no? Che è quello dell'esattore delle tasse. In quel momento gli esattori delle tasse spagnole dovevano andare dai contadini a chiedere soldi per finanziare la invincibile armata, quella che doveva scatenare la guerra contro l'Inghilterra. E i contadini spagnoli, quando arrivava qualcuno del governo a chiedere soldi, gli sparavano addosso. Semplicemente. Che è un po' come succederebbe a noi, no? Pensate se venissero a noi a chiederci di finanziare la guerra. Diciamo, no? Ci sarebbe un'insurrezione, tutti in piazza con i bastoni. Esattamente. Un po' come gli spagnoli. Purtroppo i fesi sono barbari e fanno paura a tutta Europa, ma soprattutto la cosa strana è che, pur essendo barbari, gli inglesi vorrebbero tanto essere poeti e invidiano le persone come John che padroneggiano perfettamente la lingua italiana. John. Cresce in società a Londra. Dovrebbe essere felice, viene pagato bene, ormai è ammesso a Palazzo Reale come precettore, ma mastica amaro perché i successi di Will sono troppo. Sono inarrestabili, irrefrenabili. Lui pensava all'inizio che gli sarebbe bastato essere accolto nel paese dove era nato e guadagnare quel tanto che bastava per vivere tranquillo. Ma ora si macera di invidia e di rodimento. Anche se tutti quanti sanno la verità, ma non la possono dire. John si accorge che perfino la regina Elisabetta sa che è lui il vero autore dei drammi di Will. Le voci nel teatro si spargono facilmente e avrà dei rapporti direttamente con lei, perché c'è un'altra cosa da dire. In quel momento anche i nobili inglesi, si dilettavano di traduzioni. Pensate, c'erano dei nobili che volevano tradurre l'Ariosto, che volevano tradurre l'Orazio, dall'italiano in inglese. Faceva figo, faceva culo. E la regina stessa conosceva molto bene l'italiano, perché suo padre, il padre di John, era stato il suo precettore. Quando lei aveva 14 anni, aveva imparato a parlare latino, greco e italiano. E adesso, nel momento in cui qualche nobile, come il conte di Harrington, osava tradurre dall'italiano in inglese, magari appunto tasso, o ariosto, lei non la prendeva tanto bene, anche perché i contenuti erano molto osi. Vorremmo sapere come avete osato, Lord Harrington. Altezza, io ho avuto il massimo rispetto delle parole usate da ariosto. Ne avete avuto troppo. Io conosco l'italiano come e meglio di voi, Harrington. Dovevate trovare una mediazione poetica che si uniformasse alla nostra lingua. Sì, vostra graziosa maestà. Voi ci fornirete al più presto una nuova traduzione più congrua al nostro stile di vita e di pensiero. L'Orlando Furioso è un racconto ermetico che si serve della poetica erotica per rivelare dei segreti. Mi aspetto l'accento su questo e non sul libertinaggio dei protagonisti. Sì, graziosa maestà. Se pensate di non essere all'altezza, vi farete aiutare dal signor John Florio, qui presente. Mi dicono che padroneggi la nostra lingua meglio di molti letterati inglesi. Vostra maestà, vi sono grato delle vostre inaspettate e immeritate parole nei miei confronti. Non la fate tanto lunga, Florio. Con il conte di Southampton avete totalmente tradito le aspettative che avevamo su di voi. Vostra maestà. State zitto. Mi dicono che siete eccessivamente floreale nei vostri discorsi. Questo può aver impressionato qualcun altro, ma non me. L'italiano l'ho studiato bene, con vostro padre. Sono felice che abbiate ricordo di lui, maestà. Bene. E noi saremo felici se darete una mano a Lord Harrington
impedendogli di infangare la sua rispettabilità con questa traduzione così licenziosa del vostro riostro. Sì, vostra graziosa maestà. Milord! Maestà. Da questo momento siete bandito da tutte le attività di corte fino a che non avremo letto e approvato la nuova traduzione. Nel frattempo vi accollerete l'onere del ritiro di tutte le copie già stampate. E le brucerete. Sì, maestà. E quanto a voi, Florio? Ho letto il vostro libro I Secondi Frutti. Purtroppo ho letto anche la vostra introduzione. Come vi siete permesso di screditare dei poeti inglesi? Qualunque sia la natura dei vostri dissapori, non potete rispondere come una lavandaia starnazzante a degli autori nati nel paese che vi ospita e vi nutre. Con tutto il rispetto, vostra graziosa maestà, io non sono ospite in questo paese, io sono nato a Londra. Per noi non fa differenza. Anche se siete nato qui, voi non siete inglese e non lo sarete mai. Ricordatevelo. E non vi permettete mai più di risponderci se non vi viene espressamente richiesto. Edo capisce molto in fretta che Elisabetta non scherza e che non a caso è stata chiamata, diciamo, la sistematrice di gravi problemi. Perché gravi problemi? Perché Elisabetta c'ha un problema. Non era la legittima regina, aveva usurpato il trono, aveva anche decapitato sua cugina Maria Stuarda, ma soprattutto era figlia di un grande libertino, assassino, che si chiamava Enrico VIII, il quale era talmente trucibaldo nel fare quello che voleva che il Papa lo aveva scomunicato. E quando il Papa lo scomunicò, Enrico VIII gli disse: e chi se ne frega, mi faccio il mio sistema religioso. Era lo scisma anglicano. Quindi Elisabetta, che ha ereditato questa roba qua, in questo momento sapeva che era tagliata fuori da tutta Europa e aveva bisogno di qualcosa che le ridesse una virginità. Innanzitutto le serviva un poeta nazionale, cosa che fino a quel momento non c'era. E capisce che William Shakespeare, ovvero John Florio, può essere il suo poeta nazionale. Ovviamente deve essere sempre Will, perché a lei serve un mere English, un inglese prosangue, non si accontenta di un terrone immigrato. Quindi John capisce che in quel momento ha, come dire, è dentro una garrota, è condannato a fare per tutta la vita lo scrittore fantasma di Will. E John non solo c'ha Elisabetta, che volete mi dire, ma anche una serie di persone con cui si intrattiene, purtroppo, al di là della devozione che aveva per la giovane moglie, cioè la contessa Mary Sidney e anche la cortigiana Emilia Bassano, gli dicono: guarda, c'hai questa specie di botta di fortuna, Elisabetta ti vuole. Dice: no, non vuole, mi vuole lui, sì, ma vuole che tu gli fornisci queste cose. Per cui in quel momento, John si rende conto che non ha scampo. Ma soprattutto c'è un piccolo problema che aggrava le cose. Che, siccome la voce che dice Will non è un vero poeta e quelli che lo invidiano non sanno più come fare, beh, non è un poeta perché per esempio non pubblica sonetti, non pubblica poemi, pubblica soltanto drammi. Come si fa a chiamare poeta uno che non scrive mai una rima? Per cui il conte di Southampton va da John e dice: caro John, dovresti scrivere dei sonetti e dei poemi che firmerà Will, in modo che tutti quanti potranno dire: ah, vedi, è un poeta. E John, che sulla bandiera della sua casata c'ha scritto ecco famiglia, accetta. E nel momento in cui accetta, macerandosi dentro, scopre che anche i rapporti con la sua moglie, che ha abbozzato veramente qualunque cosa in cambio del supporto a questo suo marito che cercava di salire la scala sociale, nel momento in cui accetta si accorge che sta vendendo l'anima per 30 denari e non riesce tanto a sopportarlo. E anche quando cerca di scrivere questi poemi, che sa che saranno firmati da qualcun altro, non riesce a dissimulare il suo disagio. Di che parla questo poema, John? Venere si innamora di Adone
ma lui non la ricambia. Ah, un po' come tra te e Mary Sidney. Non c'è niente tra me e la contessa di Pembroke. Vuoi dire che non ti ha mai più cercato la contessa? No, ma perché me lo chiedi? Perché tua figlia Aurelia, la tua amata figlia Aurelia, vorrebbe rivedere suo figlio William. Aurelia è interessata al figlio di Mary Sidney? Te ne meravigli in età da marito? Quel ragazzo è il conte di Pembroke. Apparteniamo a due mondi diversi, tra i quali non c'è un punto di passaggio. Aurelia rischia solo di rimanere ferita. È successo a qualunque donna, John. E allora tanto vale essere ferita dal conte di Pembroke, piuttosto che da uno come me. Vuoi dire che è meglio fornicare con un bamboccio di conte viziato piuttosto che sposare un onesto immigrato che s'ammazza di lavoro, eh? Non me ne frega niente che tu non sia un aristocratico. Non me ne è mai fregato niente. Basterebbe che tu mi trattassi come tua moglie ogni tanto. E non tirare fuori la cazzata che hai da lavorare, perché se te ne viene sotto qualcun altro a fartelo drizzare, sono sicura che te lo trovi il tempo per sbattertela. Ma non ti permetto di parlare così, Rosa. Perché mi hai sposato, John? Tu. Tu l'hai voluto più di me. E tu? Non volevi? Io non volevo perderti. No. Non è stato questo il motivo. Io ero un matrimonio giusto per te. Ero assennata, virtuosa e fedele. Non è così? E che c'è di male? C'è di male che non volevi me. A te piaceva il fatto che io fossi di casa dai conti di Pembroke. Potevo farti crescere socialmente. In più sapevi che avrei lasciato la musica e la mia famiglia per scaldarmi il letto e farti da governante, mentre tu andavi in giro a scopare con la contessa di Pembroke, con Emilia Bassano e chissà con quante altre. Non sai quello che dici, Rosa. Ecco, le cose come stanno. Che la tua bella Emilia Bassano ha avuto un figlio? Un figlio? E da chi? Ufficialmente dal suo Lord Harry Carey. Ma non è possibile. Carey è più di 80 anni. Appunto. Quindi o Emilia ha fatto il miracolo o c'è qualcun altro che ci ha messo del suo. Io non c'entro con il figlio di Emilia. Sarà stato qualcun altro a metterci nel suo. Io non ti chiedo di essere rispettata, John. Ero una musicista stimata e c'erano tanti gentiluomini che mi volevano in moglie. Ma io volevo te. Tu eri bello, colto, affabile, piacevi a tutti apparentemente. Ma in fondo non piacevi a nessuno. Non piacevi neanche a te stesso, John. Piacevi solo a me. Queste sono cazzate. No. No, tu non sei mai stato fiero di te, John. Io lo ero per te. Ma tu no. Hai sempre avuto questo demone dentro che ti divorava, che ti spingeva a parlare da solo, nel vuoto, a isolarti, a prenderti in mezzo a tutti quei fantasmi. E io ti ho aiutato. Tutte le volte che potevo io ti ho aiutato. Tu mi hai aiutato. È stato Philip Sidney che mi ha aiutato. Non tu. Io ero al tuo fianco a sopportare i tuoi tradimenti. Sidney ti ha solo usato. Era ossessionato dalla sua idea di elevare l'inglese a livello dell'italiano. E tu eri perfetto per i suoi scopi. Se non fosse morto staresti ancora lì a scodinzolargli dietro, invece di farlo con quella checca di Southampton. Quella checca ci permette di fare la bella vita che facciamo. Sì, ma in cambio di che cosa? Il prezzo è alto, John. Southampton calpesta la tua dignità. Vuole far fare bella figura a quell'analfabeta di Shakespeare solo perché si fa sfondare il culo da lui ogni notte. Ma basta, Rose, basta! Perdonami.
penso. Ma non renderti ridicola, Rose, dai. Sei diventato anche questo, John. Posso dirti solo che mi dispiace. Una volta te lo facevo diventare di ferro questo affare. E adesso sai dirmi che ti dispiace? Io non credo che ti dispiace. Perché ora c'è qualcun'altra che ti fa questo effetto, vero? Non c'è nessun'altra! Non ti credo! Io non credo che tu mi hai lasciato in pace dalle donne! Guarda che non sono tutte come te, Rose. Non sono tutte pronte a saltare addosso a un uomo appena conosciuto per scovarselo mentre i genitori dormono nella stanza accanto. Ero venuto a finire perché ero pazza di te. Volevi sposare un altro, magari più in alto. E adesso me la stai facendo pagare, eh? Rosino, io ti ho sempre amato. Tu hai amato solo quello che scrivevi. Hai amato i tuoi drammi come se fossero i tuoi figli. Hai più rispetto per loro che per i tuoi figli veri oltre che per tua moglie. Rosa, noi siamo una famiglia. Io ti rispetterò sempre. Io non lo voglio il tuo rispetto. Non lo voglio più. Siamo una famiglia. Andremo avanti. Ma non parlarmi più di rispetto, perché tu non ne hai più per me. Forse non ne hai avuto mai. Particolare la vita di John, perché apparentemente ha tutto, ma sente di non avere niente. In più i sorretti che ha scritto, firmati da Shakespeare, circolano in maniera manoscritta e decretano sempre di più il trionfo di questo poeta. Al punto che Elisabetta gli fa il discorso che oggi potrebbe sembrarci familiare, ma che allora era assolutamente innovativo. Lo chiama e dice: John, ho bisogno di te, ho bisogno che tu mi dia un po' di nobiltà. Maestà, ma come faccio a darvi nobiltà? Tutti sanno che voi Tudor siete degli assassini usurpatori. Esattamente, quindi tu devi inventarti qualcosa che mi consenta di vantare un'ascendenza che non c'è stata. Dice, ma come faccio? Non posso cambiare la storia. Inventati qualcosa, John. E John si inventa qualcosa. Ora, se io gli dico Riccardo III, che immagine vi viene in mente? Cosa pensate? Pensate a un signore gobbo, brutto, con i denti marci, zoppo, i cani gli appaiano contro, pure la sua ombra fugge da lui, che è quello che dice Riccardo III appena entra nel ramo. Voi immaginate questo, è un tizio che a un certo punto dice: cazzo, ma quante persone ci sono nella discendenza regale fra me e la corona? 12. E che sono 12? E io le ammazzo tutte 12. Aspetta, no, due di questi sono due gemelli di 10 anni, non importa, ammazzo pure loro, perché io ho più palle di tutti, sono brutti, non lo so, non sono simpatico, ma sono l'unico che ha il diritto di stare su quel trono, perché gli altri sono niente. E questo mi viene in mente, no? Il problema è che Riccardo III, nella verità storica, era un signore alto, biondo, 32enne, con gli occhi azzurri, è stato l'ultimo re inglese che ha avuto il coraggio di combattere alla testa dell'esercito inglese contro i Tudor, cioè gli antenati di Elisabetta, e se ha perso è perché i suoi stessi ufficiali lo hanno accoltellato alle spalle perché sono stati corrotti dai Tudor. E lui dice: ma io non posso dire questo, maestà. Lei disse: non ti preoccupare, se il racconto è bello, la gente lo beve. Nasceva la propaganda in quel momento. Datemi un bel racconto. Quanto può essere potente un racconto, una favola? Datemi un bel racconto e la gente, più è bello, più lo scambia per vero. Fino a quel momento non c'era bisogno di della propaganda. Perché? Perché i potenti facevano come gli pareva. Non c'era bisogno di dare una narrazione mainstream, no? Facevano il cazzo che voleva. Fine. Ma nel momento in cui c'era il teatro, la gente andava a teatro, i nobili andavano a teatro, la verità era quella che veniva detta nella letteratura, nel romanzo, nei libri, nel teatro, per cui la gente, come oggi diceva, ha detto sui giornali, dice, a teatro hanno detto quello, quindi è vero. Quindi se il racconto è bello, sembrerà vero, anche se
devasta la verità storica. E quando John mi disse: scusi, ma mi ero accorto di una cosa. Dice: che cosa, John? Io ho fatto un altro dramma che è stato un grande successo, si chiama Enrico VI. Beh, allora, in questo Enrico VI c'era già Gloucester, il futuro Riccardo III. Io l'ho dipinto come il giovane, bello, biondo, con gli occhi azzurri, andato a controllare sulla vostra coppia di Riccardo VI. E dice: che si butta? Se il racconto è bello, travolge tutto. Se il racconto funziona, travolge la verità, travolge anche il passato recente. E difatti noi oggi, quando pensiamo a Riccardo III, pensiamo a quello. E in quel momento qualcuno ha pensato che tutto questo avrebbe potuto essere anche esportato. Nel frattempo, purtroppo, a Roma, la notte di guarda, il 17 febbraio del 1600, viene bruciato vivo Giordano Bruno, che era un altro campione del coraggio a tutti i costi. E John non sta proprio benissimo in carattere, perché dice: ma come? Quello diceva: coraggio, 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 mettici la faccia. Ma qui se ci metti la faccia non vivi. A che serve metterci la faccia? Ma nello stesso tempo quanto è brutto, quanto è orribile accorgersi di essere dei codardi e di non fare nulla per cambiare questo. E sta in questa impasse, e capisce che per uscire da questa impasse, per non impazzire, John ha soltanto una possibilità: di scrivere di questo. John scriverà di questo, scriverà di eroi che non sono più eroi. Tra l'altro, fino a quel momento non erano stati proprio questi eroi, erano dei cattivoni, tipo Riccardo III, tipo i re inglesi, che come sapete si tagliavano la capoccia l'uno con l'altro per potersi spodestare. E comincia a scrivere di eroi irresoluti, esitanti cronici, come Amleto, il quale per 5 ore o qualcosa di questo genere sta lì a lambuccarsi del fatto che come mai io, che sento di dover fare questo, non vado in azione, e sta lì a spiegarci minuziosamente tutti i motivi per cui non fa quello che chiunque vorrebbe fare. E scrive questo copione. E andava a Will Shakespeare, che nel frattempo era un po' come il protagonista del film A pallottole su Broadway, era un miracolato, ma voleva mettere bocca sui copioni esattamente come se fosse lui a... E comunque in qualche modo piano piano stava capendo qualcosa. Era lo showrunner, mentre John era lo sceneggiatore. Le loro liti sono documentate da alcuni diari scritti da Philip Henslow, che diceva che quando John e Will si riunivano a parlare di questo non volevano che nessuno ci fosse, dovevano stare da soli, perché nessuno voleva sapere chi aveva veramente scritto chi. E nel momento in cui John propone a Will il copione, Will non la prende bene, sospende le prove e convoca John, vuole parlarci da solo. Vi ricordo sempre che questi poeti, pur essendo pollosi e eufemistici nel loro scrivere, nella vita privata erano un po' come i sceneggiatori di Netflix di oggi, parlavano sempre con quelle parolacce, e molti inglesi si compiacevano di usare le parolacce italiane perché faceva figo. Così come oggi noi usiamo gli anglici, no? Noi oggi diciamo: senti, ma il mio budget ha un certo goal che comunque dovrebbe essere avere un account che... Beh, loro facevano il contrario in italiano in quel momento. Pensate come stavamo messi. Quindi Will prende il copione e lo vorrebbe tirare in faccia a John, perché ha letto Amleto. Stammi a sentire, John, io non ci vado in scena con questa merda pretestuosa e intellettuale, chiaro? Avevi detto che eri stufo delle mie farse italiane. Questa è una tragedia danese di vendetta. Questa non è niente. Che cazzo l'hai pretesa a fare il 20% dei proventi? Avrai il 20% di niente, perché non incasserà un penny questa robaccia. L'ha messa in scena anche Kid, e non è andata malissimo. Quello di Kid era un copione. Questo non è un copione, questa è una provocazione. Non c'è un protagonista, perché questo imbecille viziato di principe non lo è. Non c'è un antagonista, perché quel cazzo di castello tutti vogliono fregare tutti. Tutti tradiscono tutti. Non si capisce se tu Amleto impazzisce sul serio o se fa finta. Non si capisce perché sfarcula la ragazza. Non si capisce. Oltretutto la fai morire fuori scena. Fuori scena la fai morire. Cristo! E non parliamo del fantasma che entra e esce quando gli parla lui. E poi ci hai messo quella recita a corte. Pure la recita corta. C'era anche nella versione di Thomas Kidd. Ma la sua durava 2 ore, questa ne dura 5. 5 ore, già, taglialo. E taglialo. Taglialo tu. Ma che cosa vuoi da me? Io non lo posso tagliare, perché tu hai scritto in modo che non si possa tagliare. E tu l'hai fatta apposta, vero? Dimmi la verità. Tu mi vuoi rovinare, vero? Finora. Di la verità.
Hai avuto solo successi. Sì, ma stavolta sprofondiamo con questa merda. Facciamo, almeno tu la rendi rappresentabile. No! Ma che significa? No. Significa no. Non puoi dirmi di no. Noi abbiamo firmato un accordo. Non c'è scritto che io debba obbedirti in quell'accordo. Per me il copione va bene così, Will. Se non ti piace, non lo metteresci. Ma non posso cancellarlo, lo abbiamo annunciato da mesi, cazzo! Non è un problema mio. Va bene, ce l'hai un'altra tragedia? Oh, Enrico Quinto. Ma non è proprio una tragedia. Vabbè, chi se ne frega, almeno saranno contenti di rivedere in scena Falstaff. Non lo rivedranno. Come non lo rivedranno? Non è il seguito di Enrico IV. Lì c'era Falstaff. Lì c'era, ma qui non c'era. E perché no? L'ho fatto morire prima dell'inizio del dramma. Cosa hai fatto tu? Nel primo atto ho dato una battuta di Madama Quickly che racconta della morte di Falstaff. Lui non c'è in scena, mai. È stato morire fuori scena. Ma sei impazzito! La regina voleva Enrico V soltanto per rivedere Falstaff! Mi dispiace, nel dramma non c'è. E tu rimetticelo! Se ce lo rimetto, Falstaff si mangia il protagonista Enrico V. E non è un personaggio simpatico, gli va sempre tutto liscio come l'olio. Se gli mettevo vicino Falstaff, era finita! Per questo l'ho fatto morire prima che cominci il dramma. E va bene, va bene. Va bene. Dammi l'idiozia di copione di Enrico V senza Falstaff. Gli spettatori si incazzeranno come lupi, ma almeno guadagniamo un po' di tempo. Per farne cosa? Così puoi riscrivere questa follia di principe danese. Ma non ci penso per niente a riscriverlo. Sarà la tua rovina, già. Al massimo sarà la tua rovina. Sei tu che rovini. No, io ho tanti modi per guadagnarmi da vivere. Lo so. Lo so. Lo sanno tutti che presti i soldi a stronzo. Soldi a stronzo? Aiuto persone in difficoltà. Ma tu? Cosa farai tu per vivere? Mi inventerò qualcos'altro. Le mie figlie sono in età da marito. Ce la farò. Va bene. Subisco. Almeno accorciano un po'. No. È troppo lunga la parte di Amleto. Jim Burbage non ce la farà mai a memorizzare 1500 righe. Le hai contate? Le ha contate Jim Burbage. Ed è impallidito. Burbage ce la farà. E sarà la sua più grande interpretazione della sua carriera. Tu sei pazzo. Tu sei impazzito come il tuo Amleto. Pazzo! È sicuramente un personaggio che io... sento vicino. Va bene, senti, non puoi tagliare almeno. No, Yorick no, perché serve, anche lo Sfigo serve. Non puoi tagliare questi due, Rosencrantz e Guildenstern. Sono due idioti, non servono a niente, tagliali! No! Servono anche loro! E allora sai che ti dico che io vado in scena con Enrico V, senza fossa. So che mi faranno il culo, disdette, lamentele, proteste, succederà di tutto. Mi sobbarco tutto questo solo per darti il tempo di lavorare con calma su Amleto. T'ho detto di no. Giorno, ascolta un giorno, il teatro è una cosa per il popolo, per la gente semplice. Non li puoi ammorbare con tutti quei monologhi sulla filosofia, sull'astrologia? Sull'astronomia. Vabbè, lo stesso, il padre del pubblico si farà due palle così in piedi per 5 ore a sentire gli sproloqui del tuo principe. Taglia, ti prego. Non lo voglio tagliare. Ficcatelo in testa, Will. E non lo taglio. Oltretutto, in quel momento c'era una cosa che teoricamente dovrebbe non riguardarci, ma in realtà ci riguarda, perché era il momento in cui l'Europa e soprattutto l'Inghilterra era sterminata dalle pestilenze. Ce n'erano una ogni 6 anni. Oltretutto, questo dava un atto, un grande terrore alle persone, perché i nobili potevano scappare nelle loro ville di campagna, ma i poveri morivano. I poveri morivano, gli anziani morivano, i deboli morivano, chi non si poteva difendere. Poi qualcuno cominciò a capire che le pestilenze erano anche un affare. Erano un affare perché liberavano beni immobili, liberavano eredità, liberavano palazzi, facilitavano le ricostruzioni
in qualche modo c'era anche chi ci lucrava sopra l'altra, senza, cioè per carità, così come piacevole effetto collaterale. Però tutto questo, in qualche modo, non aveva la possibilità di chiudere i teatri. Gli teatri erano chiusi per quell'attimo di astinenza, ma appena finivano, riaprivano. E Will trionfava. John diventava ricco, ma non era felice. Non era felice. Sapeva che si era infilato in un imbuto da cui non sarebbe mai uscito. Ma in Spagna, nel frattempo, che succedeva? In Spagna. Miguel de Cervantes non ha meno preoccupazioni. Non ha nulla. Sua moglie l'ha cacciato di casa. Sua figlia, che è una bella ragazza di 18 anni, è andata a vivere con le sorelle di Miguel, che sono attempate ma ancora dotate di una certa avvenenza e sono pronte ad usarla. Miguel, da parte sua, ha rinunciato all'idea di pubblicare, ma il demone della scrittura non lo abbandona. E così, quando scopre che il Visconte di Lemos, che è l'unico nobile che lo apprezzava, sta per trasferirsi a Napoli, dove è stato nominato viceré, cerca di mettersi nella congrega di scrittori che il Visconte si vuole portare appresso. Ma due dei suoi colleghi gli fanno le scarpe, perché rivelano al Visconte i precedenti penali di Miguel, e così viene cacciato via dalla goletta dove si era imbarcato e rispedito a Madrid. Nel frattempo scopre che la figlia e le sorelle, nella sua assenza, non potendo vivere senza lavoro, potendo contare solo sulla loro bellezza, hanno messo su una casa d'appuntamenti. Vivono di regali dei cavalieros, si dice una volta. E in questi, purtroppo, contesti, voi sapete che il mestiere più antico del mondo ha bisogno di qualcuno che ti protegge, ma lì non c'era nessuno a proteggere queste signore. Per cui una volta scatta una rissa fra pretendenti. In questa rissa ci scappa il morto, il cavaliere di Espeleta, che prima di morire inveisce contro i Cervantes. Miguel viene preso e buttato in galera. E cerca ovviamente di dire: no, ma io non c'entro manco cieco. Ma non importa, perché lui c'ha i precedenti. E come noi sappiamo, una volta che ti hanno appiccicato un'etichetta addosso, non riesci più a toglierla. Lo sappiamo tutti, no? Così. Bene, nella solitudine della cella dove viene sbattuto per un anno e due mesi a Valencia, Miguel ripensa a quello che era successo ad Algeri, e si ricorda di due poeti italiani che aveva tanto ammirato, uno dei quali si chiamava Francesco Andreini, che era diventato celebre in Italia per aver scritto una commedia che si chiamava Le avventure del Capitan Spaventa e del suo servo Trappola. E Miguel disse: mazza, ma quella era una bella idea. Per cui dice: voglio lavorarci anch'io. Non c'era il diritto d'autore, chiunque rubava a chiunque, non c'era proprio. Però il Capitan Spaventa, al suo servo Trappola, Miguel si mette lì a scrivere, perché capisce che degli eroi che lui avrebbe voluto raccontare nella sua vita non c'è traccia, quindi forse sarebbe meglio parlare dei poveracci come lui. E a questo punto ha uno scopo per andare avanti. A 59 anni, che nel 1604 è come averne 90 oggi. E scrive tutto fiero che ha ancora ben 6 denti. Nel frattempo John a Inghilterra sta sempre più sotto le scarpe. In particolare perché Elisabetta è impazzita, ormai è anziana. Alcuni nobili cospirano contro di lei e sanno che per gli stessi principi che la stessa Elisabetta ha inventato, cioè su che cos'è la propaganda, sanno che se devono fare qualche cosa di forte non basta più farlo e basta, perché serve il favore del popolo. Serve l'opinione pubblica a favore. Quindi nel momento in cui vorressero detronizzare Elisabetta, sanno che se non ci fosse il favore del popolo non la scapperebbero. Quindi chiamano John e gli dice: caro John, ti ricordi quella tua tragedia, Riccardo II, quella che in qualche modo legittimava il fatto che se alcuni nobili vogliono spostare dal trono un re imbelle e un po' coglione e gli strappano la corona alla capoccia, magari lo decapitano, tutto sommato è giusto? Dice: certo che me la ricordo, Riccardo II. Bene, ci serve che la metticina. Perché? Perché noi vogliamo fare lo stesso con Elisabetta e vogliamo il favore del popolo. Ah, bene. E John dice: che hai fatto ultimamente Elisabetta per me? Bene, ci sto. Mette in scena Riccardo II, lo riscrive anche un po' per farlo ancora più giusto per la causa. Il popolo del Globe si infiamma. Nel frattempo Winchester misteriosamente si è dato, sta a Stratford,
Il popolo si infiamma, i nobili cospiratori, fra cui addirittura Francis Bacon, il conte di Essex, il conte di Oxford, il conte di Southampton, che era figlio illegittimo di Elisabetta, che lo aveva fatto con un altro figlio illegittimo che si chiamava il conte di Oxford. Perché Elisabetta, diciamo, oltre ai suoi 20 aborti, ha avuto una tredicina di piccoli bastardi, per cui avevano addirittura fatto una villa, Villa Pitchfield, che serviva apposta per far crescere i figli bastardi della regina. Quindi una fiumana di persone dal globo si muove, tutto, sono infiammati da Riccardo II. Papa pazzo, i nobili li guidano, un gruppo di un drappello di soldati agli ordini dei cospiratori è pronto a prendere il palazzo, ma Elisabetta era stata informata da William Shakespeare. Era stata informata, li aspetta, li attende in un'imboscata, li ammazza tutti, tranne i tre suoi congiunti, il figlio della madre del figlio, perché sa che dovranno avere una punizione esemplare, perché se non hanno una punizione esemplare con tanto di processo, chiunque potrebbe pensare che è legittimo organizzare attentati contro Elisabetta, magari fatta franca soltanto perché è suo nipote o sua madre. A questa eventualità viene chiamato anche Giovanni, che era a capo dei rivoltosi, l'unica volta che ci aveva messo la faccia a vita sua, viene chiamato. E una sua amante, che si chiamava Emilia Bassano, anche lei una cortigiana immigrata, terrona, ma comunque molto saggia, nel momento in cui la notte precedente lui è costretto a decidere cosa dovrà fare, lo viene a trovare perché ha scoperto che John ha un proposito terribile. Vuole gridare al mondo che i drammi di Shakespeare li ha scritti lui. Dimmi la verità, Emilia. Sono imputato anch'io. Sì, ma puoi scamparla. In che modo? La regina non vuole la tua testa. Ha già abbastanza problemi a decapitare il conte di Southampton. Solo perché è suo figlio illegittimo. Ti pare poco? Pensavo che avesse più problemi a giustiziare il conte di Essex, visto che è stato il suo amante più a lungo di chiunque altro. È per questo che la regina non si pone un problema. Perché lo ha amato. Si uccide solo chi si ama, John. Elisabetta non può permettersi di risparmiare chi ha usato l'esercito per attentare alla sua vita. Un suo atto di clemenza sarebbe letto come un invito a commettere altri attentati da parte di altri cospiratori. Io non faccio parte dei cospiratori, perché se la prendono anche con me? John, il corteo di rivoltosi è partito dal globo, infiammato da una recita che tu avevi messo in scena. Gli attori lo diranno al processo. E allora come faccio a scamparla? Devi solo ribadire che tu non hai scritto quel dramma. Lo ha scritto chi lo ha firmato. William Shakespeare. Lui non rischia nulla, perché è nelle grazie della regina. E poi si trovava a Stratford, 100 miglia da Londra in quel momento. Tu eri lì, presente al globo. Quindi è solo se neghi di averlo scritto che ti salvi il collo. E se volesti salvare la dignità invece del collo? In che senso? Emilia, io al processo dirò la verità, forte e chiara. Dirò che quel dramma è mio, che tutti i drammi di William ho scritti io, e avrò la più bella cassa di risonanza che avrei mai potuto sperare. Ma che dici, John? Ma che stai dicendo? Sei impazzito! Impazzisco se non mi riprendo la mia anima! La tua anima? Sì! Sì! Prima che mi venga divorata dai demoni! Forse faccio ancora in tempo! Ma che cosa ti sta succedendo, John? Sto impazzendo davvero! Vedo persone defunte che mi vengono a trovare, parlano con me! Le mie notti sono piene di fantasmi, Emilia! Mi hanno fatto capire che la cosa che più mi manca è essere fiero di me. Pensavo sinceramente che fosse una cosa che non valesse la mia vita.
mi sbagliavo, Emilia, mi sbagliavo. Io non ti capisco, John. Vuoi rischiare di essere decapitato solo per questa tua ossessione di voler essere riconosciuto come poeta? Ma non ti basta essere un poeta? Vuoi anche essere celebrato come tale? Ma perché? E nel privilegio di scrivere la tua gioia. Eri tu che l'hai detto, ti ricordi? Me ne ricordo, me ne ricordo. E allora non è meglio essere un poeta non celebrato, ma vivo, che può amare ed essere riamato, piuttosto che un poeta morto, che non potrà più far ascoltare la propria voce? Ma pensa, pensa a Giordano Bruno. Ma quanto poteva ancora dare al mondo? Quante cose potrebbe ancora insegnarci se fosse vivo? Oppure, pensa a tuo grande amico, a Marlo. Cosa gli ha portato a mettere la sua firma su quello che ha scritto? A che cosa gli è servito il suo coraggio, eh? A metterlo a morte, privando l'umanità di tutta la poesia che poteva ancora darci. Io non ti capisco. Non ti capisco. È proprio ora. Potrei essere solo tua. Ma che stai dicendo? Con mio marito è finita. Ormai ho la cittadinanza e lui si è pappato tutta la mia vita. Posso divorziare da lui in qualsiasi momento. Se non hai cambiato il vergine, io ci sono. Tu davvero accetteresti di essere solo mio? Sì, ma ti voglio vivo. Ma che cosa significa? Che cosa significa vivo? Significa sopravvissuto a una sentenza. E intanto un grammo della carne mi guida e mi vede e vede la mia vergogna ogni giorno, ogni ora e ogni secondo che mi rimane. È questo che significa essere vivo. John, io ti voglio per me, per essere felice con te ogni giorno, ogni ora e ogni secondo che ti rimane da vivere. Io voglio dei figli da te. Non voglio conservare la tua testa insanguinata in un sacco di juta fino alla mia morte, come sono costretti a fare le vedove dei decapitati per legge. Ma tu hai vissuto e prosperato senza firmare quello che scrivevi. Ma che cosa ti impedisce ora di continuare a farlo? Mi rimarrebbe solo poco tempo per essere me stesso. Te ne rimarrà anche meno, se parli. Non sprecare la tua vita, Giovanni. Non sprecare la mia voce, Emiliano. Non è vero. Non è vero. Tu hai vissuto, hai amato, hai lottato. Hai dato gioia a tanta gente con la tua poesia. Hai creato dei capolavori immortali che daranno luce all'umanità anche nel futuro. E ne puoi dare ancora tanti, John, di capolavoro. Non ce lo negare il tuo, John. Non ce lo negare. Il mondo ne ha bisogno. Dopo una notte notmatta ed disperatissima, il giorno dopo il processo, John Florio negò di aver scritto quei drammi, dicendo: sono firmati da Shakespeare. Teneva la famiglia, John. E soprattutto gli risuonava alle orecchie il proverbio del suo amico Giordano Bruno, che oltre al latino parlava anche napoletano, che gli diceva: caro John, quando ti sei venduto culo, poi non si può più accettare. Nel senso che da quel momento la tua autostima va sottoterra e comincia a propagare all'esterno il disprezzo che hai di se stesso. Ma c'è qui in quel momento chi ha una ritrovata stima di se stesso. E anche se è ancora in galera, scrive. Scrive come uno stesso. Diviene come un esaltato perché scrive. Le avventure di Capitan Spavento e il suo servo Trappola sono diventate Don Chisciotte e Sancho Panza. Stessa trama, risultato diverso all'originale. Perché lo scritto di Miguel
Vedi per la prima volta i folli come dei buoni, come degli ingenui, che pensano che valga il merito e non il fatto di essere amici di amici. E questo scatena in quest'opera un successo senza precedenti. All'inizio non è così. Lui sa di avere bisogno di un grande poeta per avere la prefazione. Lo porta all'Lope di Vega e l'Lope di Vega gli disse: ma che è sta robaccia? Ma che è? Che è? Le 200 novelle? No, è una novella sola. 500 pagine per una novella sola. Eh sì, ma... vabbè, ma c'è... ma perché non è in rima? Perché... boh... e ci hai messo pure i pensieri dei personaggi. Sì, i francesi lo fanno, lo chiamano romanzo, ma sono sta stronzata dai francesi, non farà una lira questa roba, è una pancia non te la scrive. E purtroppo Michele è costretto a inventarsi un poeta che non esiste, che è naufragato in Argentina e si scrive da solo la sua prefazione pur di poter pubblicare. E gli va bene, il romanzo è un trionfo, finalmente Michele a 61 anni capisce che tutto quello che lui aveva combattuto per la vita poteva avverarsi. 3 edizioni dell'Arco di un anno, ma 2 traduzioni dell'Arco di un anno, stiamo parlando del 1605. 2 traduzioni, una in francese e l'altra in inglese, l'altra in inglese, perché il Don Quixote arriva in libreria a Londra e arriva con il nome di Miguel de Cervantes, che ci aveva sempre messo la faccia su quello che scriveva. John non lo manda giù. John, se pensa a quel ridicolo analfabeta un po' coglionazzo che aveva incontrato, che pretendeva di dargli lezioni di morale, vedere che alla fine è riuscito a trionfare con il suo nome proprio, non lo manda giù. È aggressivo, tratta male tutti, risponde male a tutti. La sua proverbiale, leggendaria capacità di essere deferente, di essere... dice, diremmo quella cosa lì con la lingua, che lo aveva così tanto facilitato, scompare, tratta male tutti, lo cacciano via da tutto e purtroppo, come dice il suo eroe preferito Amleto, nel momento in cui chiunque lo caccia via da qualunque cosa si accorge che le disgrazie non arrivano mai da sole ma sempre a battaglioni. Nel 1620 l'ondata di pestilenza stermina tutta la famiglia di Giorno. Rimane viva solo la sua figlia Aurelia, la sua amatissima figlia Aurelia, che vuole sposarsi ma non ha una casa. E il promesso sposo di Aurelia dice: senti, c'è questo genitore anziano, ma che ce l'hai? Sbattilo fuori di casa. Facciamolo interdire, visto che qualche prova di follia l'ha data. E Aurelia si lascia convincere. Porta in tribunale suo padre. Dice che il papà è pazzo, che non può intendere volere, e il tribunale ne crede perché ormai ne aveva fatto un po', John, e viene sbattuto fuori da casa sua e va a vivere a 70 anni, sempre nel 1623, in una specie di seminterrato che stava sul Tamigi, che si affogava dentro abbastanza spesso. Ma John non ha questo di problema, non gli dà tanto fastidio il fatto che vive nell'indigenza. Mi rode il culo di sapere che Michele Cervantes è diventato un fenomeno anche in Inghilterra, al punto che dal suo Quixote rubano 3 o 4 delle sue trame e ci fanno delle commedie, una delle quali sarà firmata da Shakespeare, si chiama Cardenio, ma non sarà scritta da Shakespeare perché Shakespeare era già morto. Ma in quel momento, siccome Shakespeare era un nome che vendeva, mettevano il trademark Shakespeare su qualunque cosa perché sapevano che questo attirava pubblico. E questo in qualche modo, come dire, è una penosa situazione della Via del Tramonto per l'uomo che aveva avuto tutto tranne che la stima di se stesso. E nel frattempo Michele, che ci aveva sempre messo la faccia ed è stato ripagato, svuota i cassetti. Perché Quixote è un fenomeno travolgente. Anche nelle fiere di paesi appaiono Don Quixote e Sancho Panza. In Spagna è una specie di eroe nazionale. E lui svuota i cassetti e tira fuori tutte le commedie, tutti i drammi, i poemetti che aveva proposto agli editori. E che gli hanno sempre... E finalmente può pubblicare, perché ora è Miguel de Cervantes. Intendiamoci, i critici lo chiamano di... che è una specie di buzzurro analfabeta. Ma al popolo non piace. Il popolo vuole Miguel. Ma non vuole quello che Miguel pubblica. Nessuno compra nulla di quello che lui scrive. 8 commedie, 12 novelle esemplari, 2 romanzi, altri 2 poemi. Insomma, non vogliono niente. E Miguel si chiede: ma perché? Perché?
E gli editori gli dicono: vogliono il seguito del Quixote. Vogliono quello. E lui dice: vabbè, allora lo scrivo. No, è troppo tardi. Come è troppo tardi? Sì, perché adesso c'è un altro che, mentre tu dormivi da piedi con i tuoi ridicoli tentativi poetici, lo ha scritto, tale Alfonso Emiliano della Vegliareta, che scrive la seconda parte delle avventure del Quixote. Ed è un libro che ha un successo travolgente. Travolgente. E a Miguel gli si spappola il fegato per la rabbia. In quel momento, a 65 anni, ammalarsi di fegato non era proprio una roba che ti faceva pensare di avere tanto da vivere. E capisce che quei mesi che gli rimangono da vivere li dedicherà a scrivere la sua seconda parte, che la firmerà orgogliosamente dicendo è scrivita para l'autore della prima parte. Scrive questa seconda parte, riesce a finirla quasi pochi giorni prima di morire. E questa seconda parte è quella che decreterà il fatto che un giorno sarà considerato il più grande romanziere di tutti i tempi. Anche perché c'è una cosa che succede in questa seconda parte. Fa un'operazione di metaletteratura. Nella seconda parte noi vediamo Don Chisciotte e Sancho Panza che nel momento in cui escono in giro scoprono che la gente li indica, li riconosce e dice: come fanno a sapere chi siamo? Glielo chiedono nel romanzo. Dice: perché sapete chi siamo? L'abbiamo letto in un libro. Ah sì? E che cosa c'era in questo libro? Beh, diceva che voi andavate a fare il torneo a Saragozza. Ah, diceva così. Sì, beh, non andiamo a Saragozza, andiamo a Barcellona. Che occupa tutta la parte di questa seconda parte per smerdare l'autore che aveva osato derubarlo dalla sua seconda parte. L'operazione che nel 1615, stiamo parlando di questo periodo qui, però ne ha per poco. Ne ha per poco perché è malato. Anche se questi ultimi mesi di vita, anche se sono stati pieni di sofferenza, sono stati più belli della sua vita, perché ha visto riconoscere il suo talento. Nonostante tutto muore nell'indigenza. E John? Che ne era di lui in quel momento? Neanche John sta benissimo. John non sta bene perché vive in questa specie di scantinato continuamente semiallagato, e a un certo punto riceve la visita del conte di Pembroke, quello che da ragazzino la scopaglia. Il conte di Pembroke dice: caro John, ho scoperto che i tuoi drammi sono talmente belli che ogni volta che la gente li vede io ci guadagno dei soldi, per cui mi sono inventato una cosa. Che ti sei inventato, conte? Mi sono inventato una cosa che chiamerò il copyright. E che? E tu che ne fai? Me lo vendi una volta sola il romanzo, io ci guadagno una volta sola? No, io ogni volta che c'è una replica che va in scena prendo soldi. E siccome la compagnia che mette in scena questi drammi si chiama The Kingsman, io nella legge scriverò che questa quota si chiamerà royalty. 1623. Perfetto, dice, ma io a che ti servo? Mi serve perché io i manoscritti non ce l'ho. Ce l'hai solo tu. Perché tu eri talmente furbo che davi agli attori le parti separate, così soltanto in prova chi sapeva chi parlava a chi. Ma io non ho, ce l'hai soltanto te. Se tu me li dai, anzi, non solo me li devi dare, ma faresti anche una bella revisione di bozze, una bella correzione, in modo che facciamo una bella pubblicazione, eh? Naturalmente saranno firmati da William Shakespeare. E John sa che in quel momento, anche se il destino gli ha offerto la possibilità di uscire dal suo imbuto, con un bel no. In quel momento John sa che i suoi drammi, che sono per lui dei figli amatissimi, in qualche modo devono vivere, e sa che quella pubblicazione li farà vivere, e li farà vivere, li farà diventare qualche cosa che rimarrà per sempre. Quindi John non dice no e acconsente a fare il correttore di bozze mettendo la firma di Shakespeare, sapendo che quella firma sancisce per sempre la sua scomparsa come scrittore da tutti i libri di storia e di letteratura. E in qualche modo il suo sonno è popolato da incubi, ma veramente degli incubi, uno dei quali è il suo collega Miguel de Cervantes, che lo viene a trovare in sogno
e gli dice quello che pensa di lui. Caro John, volevo vedere se avevi una copia del mio Chisciotto. Dovresti, visto che me ne hai rubato un pezzo per i tuoi drammi. Io non t'ho rubato nulla. No, e che mi dici della mia commedia chiamata Cardenius, che è andata in scena qui a Londra qualche anno fa? La trama e i personaggi sono identici a quelli del mio romanzo ed era firmata dal tuo Shakespeare. Può succedere di essere derubati dalle proprie trame. Chi ti deruba, in fondo, ti celebra, no? Ti rende onore. Ma quale onore ci può essere in un furto? Tutti gli scrittori rubano, Miguel. Anche tu l'hai fatto. Avete saccheggiato 16 novelle di Matteo Bandello e 8 di Cinzio Giraldi. Tu e il tuo amico Lope de Vega. No, 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 non mi accostare a quel pezzo di merda, io non c'entro niente con quelli come lui. Mi hai rubato anche tu, come lui. E hai fatto bene. Le storie non appartengono a nessuno. Rubarle è un modo per allungare la loro vita. Sì, hai ragione. Senti, a proposito di allungare la vita, che ne farai di tutti questi tuoi bei manoscritti, John? Li lascerai come testimonianza dei tuoi furti? No! Li lascio in eredità al conte di Pembroke. Io non glieli lascerei al conte, non hai degli eredi? No. Montapeste non ha avuto pietà per la mia famiglia. Io ti invidio. Tu invidi me? Come fai a invidiare uno scrittore fallito, monco e con un unico romanzo di successo? Perché tu almeno l'hai firmato, il tuo romanzo di successo. John, sei tu che hai scelto di non mettere la faccia su quello che scrivi e hai perseverato in questa scelta per tutta la vita. Senti, ma perché sei venuto qui? Per spingerti a gridare al mondo chi sei veramente, John, è ora, no? Anche perché l'hai già avuto un'occasione per farla. Anzi, due. Una con la regina e una col conte di Pembroke, che non l'hai sfruttata né l'una né l'altra. Era l'unico modo per non farmi decapitare. La regina è morta da tempo e anche Shakespeare. Ora niente può impedirti di ristabilire il tuo onore di poeta. Ma tu non lo farai, vero? Perché tu hai il senso della sopravvivenza, John, ma non quello dell'onore. C'è molto onore nel mantenere un accordo che, anche dopo, i contraenti non sono più in vita. Sei il solito vigliacco, John. Non cambierai mai. Non solo hai accettato per tutta la vita di non firmare quello che scrivevi, ma con questa pubblicazione hai messo la tua firma per dire addio per sempre alla paternità delle tue opere. Ho bisogno di soldi per vivere. Vivere? Ma lo chiami vivere vendersi ancora una volta che ti ha sfruttato per tutta la vita? John, non ti rendi conto che questa pubblicazione hai sancito la patente di autenticità d'autore a William Shakespeare? No! Tutti sanno che Will non ha scritto i drammi che firmava. La verità verrà fuori senza bisogno che sia io a reclamarla. E come farà a venire fuori? Troveranno questi originali scritti con la mia calligrafia. Will era un illetterato. Ha faticato persino a scrivere la sua firma sul testamento. Lo sanno tutti. Adesso lo sanno tutti, ma in futuro? In futuro scopriranno che non esiste neanche un biglietto da auguri scritto da Shakespeare. O una prefazione, o una lettera. Non esiste niente di niente scritto da lui. Perché non sapeva scrivere. Vabbè, diranno che non ha avuto tempo di scrivere lettere e biglietti di auguri, visto che ha partorito 40 drammi in 20 anni. Ma la maggior parte di quei drammi è ambientata in Italia e Will non sapeva nulla dell'Italia. Come poteva ricreare ambientazioni così precise di Firenze, di Milano, di Messina, di Verona, di Venezia, di Mantova, di Palermo e arricchirle con tutti quei dettagli? Mio padre ci ho vissuto e studiato in quelle città. Io e lui eravamo gli unici in tutta l'Inghilterra a conoscerne la geografia, la toponomastica, gli usi, i costumi, il diritto, i modi di dire, i proverbi e tutti i dettagli che affollano quei drammi. Questo, sta sicuro, verrà fuori. Nessuno avrà interesse a perpetuare l'inganno. Ce l'avranno i conti di Pembroke, vogliono continuare a far credere al mondo che Shakespeare sia il grande poeta nazionale. Tu gli vuoi lasciare in eredità i manoscritti? Sono l'unica prova che ti rimane per far sapere al mondo la verità. Anche dopo che sarai morto. I conti di Pembroke non ci guadagnano niente a mantenere in vita questa prova. Ma sì, invece, perché quei drammi daranno prestigio e soldi, a loro e ai loro eredi, tantissimi soldi. Tu hai creato un mostro, John. Il bardo di Stratford sarà celebrato come colui che ha elevato la lingua inglese all'immortalità. Il suo nome farà soldi per secoli a venire. E allora perché Pembroke ha insistito tanto per avere i manoscritti originali? Ma per farli scomparire per sempre, per essere sicuro che nessuno li possa ritrovare e capire come siano andate le cose. Tu sei perfetto per essere cancellato dalla storia. Le tue scelte che stanno generando la più colossale truffa letteraria di tutti i tempi. L'hai fatto a pezzi la tua dignità
in cambio di un po' di sicurezza, ma la pagherai con l'oblio. Non solo non sarà celebrato Shakespeare per quello che hai scritto tu, ma nessuno saprà mai nulla di George Floyd. Io ho pubblicato anche dei libri a mio nome. Ma pensi che questo potrà fermare gli inglesi? Quelli vogliono loro poeta nazionale, Joe. Ti cancelleranno dalle enciclopedie del timore che qualcuno scopra la tua esistenza. Nel tuo romanzo hai scritto che la verità verrà sempre fuori. Sempre. Alla fine. Sì, è vero. Il Don Chisciotte ha scritto così. Ma la verità a volte può metterci molto tempo a venire fuori. E se ce ne mette troppo, potremmo non fare in tempo a vederla rimuovere. Giovanni. Donna, risposto da quell'incubo, ma non cambia idea, tardi per cambiarla, lascerai i tuoi manoscritti ai conti di Pembroke, che ancora oggi, dopo 400 anni, li tengono segretamente custoditi nel loro castello di Winton. E, pensate un po', hanno impedito a chiunque per 4 secoli di dargli un'occhiata. Non c'è uno studioso, neanche britannico, che ha potuto accedere a questi manoscritti. Chissà perché. E purtroppo il problema è che John pagò amaramente questa sua possibilità e capì che forse aveva ragione Ovidio quando diceva che la codardia genera mostri. Perché morì nel 1625 di peste e fu interrato in una fossa comune, come tutti gli appestati. E anche sulla sua tomba poté vedere scritto il suo nome. E questo... Meno male che noi non c'entriamo niente con John Floyd, giusto perché anche noi teniamo famiglia come lui, ma almeno noi non siamo degli irresoluti cronici come lui. Perché se il destino ci dà la possibilità di uscire dal nostro imbuto, noi la afferriamo, sempre. E la faccia? Noi ce la mettiamo sempre, la faccia. Non la usiamo mai, la maschera. Non siamo come lui. Sì, teniamo famiglia, siamo un po' cauti, ma noi... Riflettiamo su quanto può essere potente un racconto, quanto ci può condizionare, ipnotizzare e ci può cambiare anche fisicamente, ma se passiamo la vita a nascondere chi siamo e che cosa pensiamo, non speriamo che la nostra attitudine non generi mostri, perché lo farà. E forse lo sta già facendo a livello nazionale. E a quel punto avremo un torto, quello di non aver fatto un bel racconto a noi stessi e quindi di non aver servito come si deve le persone che ci amano e quelle che noi stessi amiamo, a cominciare da noi. Fatemi!
potete immaginare che dolore è interrompere un pranzo. No, bisogna provarlo. Però è una certa ora e a me non mi va di sequestrarvi, anche perché spero che qualcuno sia un po' curioso e magari abbia voglia di leggere il libro, dove c'è tutto questo, ma c'è anche molto, molto, molto di più di tante cose che pur accadute allora ci riguardano tanto, perché si stanno riproponendo in una maniera che uno dice non è possibile. Come per esempio cosa significa quella che poi ho chiamato la nascita della propaganda, che c'ha una data di nascita, insomma, 1577, e che corrisponde comunque a qualche cosa che è successo in Inghilterra nel momento in cui c'era Giordano Bruno, c'era John Dee, c'erano tanti italiani che hanno creato l'inglese moderno. Quindi se qualcuno fosse curioso, il libro ha dei momenti, diciamo, anche divertenti, e io spero che vi interessi, se no sono felice di avervi raccontato questa storia che per me e per noi è una materia di lavoro e di studio da decenni. Grazie tante, arrivederci. Thank you.